Sapevo, potevo portare la vita. Fare una lastra di prova. Quindi ora noi cominciamo a fare una lastra di prova che per definizione deve finire male, perché le lastre di prova non vengono mai bene. Oppure viene bene quello e tutte le altre. Oppure vengono il dramma delle lastre di prova che magari viene bene la lastra di prova e tutte le altre vengono male. E quindi in base al risultato della lastra di prova noi decidiamo più esposizione, meno esposizione, più sviluppo. Ecco, un'altra cosa rispetto al daguerrotipo è che noi in parte possiamo intervenire sull'esposizione, sullo sviluppo, sulla mistura che compone il nostro materiale, quindi un minimo di intervento ce l'abbiamo. Quindi niente, ora si prova a fare questa lastra per fare l'aspetto a un positivo, e poi cambiano un po' le concentrazioni degli elementi nello sviluppo, nella preparazione del colore e nell'argento. Però io come basi, diciamo, se non lo volessi stampare su carta moderna, io posso più o meno con gli stessi materiali, cambiando solo l'esposizione, decidere. Questa la faccio in positivo e negativo. La differenza sostanziale tra il positivo e il negativo è che il positivo è un negativo sottoesposto. O un negativo è un positivo sovraesposto. Un negativo molto da sottoesposto ci permette di trasformarlo in positivo mettendoci un fondo nero. Okay. C'è anche da dire che per le tecniche di stampa che usavano al tempo del collodio bisogna avere un negativo molto molto contrastato, più contrastato rispetto ai negativi a cui siamo abituati al giorno d'oggi che si stampa sulla carta multigrade, eccetera eccetera. Io quindi penso. Spesso una volta sviluppato, se non era sufficientemente contrastato, veniva risviluppato, quindi sviluppato, intensificato in pratica. Adesso comunque anche già un ambrotipo, quindi un positivo, riesci a stampare. No, allora è buonissimo, si può assaggiare la adesso Davide versa il colore sulla e sui miei pantaloni. Perché è una delle cose più difficili. Allora. Descrivite perché so fare un po' di allora, adesso versa la lastra sulla lastra, inclinandola leggermente la fa completamente distribuire su tutta la superficie, arriva al primo angolo, al secondo angolo, al terzo angolo, all'ultimo angolo l'eccedenza la recupera, non andrebbe fatto. La recupera e scuote la lastra per dare al collodio una distribuzione più uniforme, in modo che si eviti la formazione delle righe sovrapposte e indotte dal movimento del collodio. Praticamente se non viene fatto questo giochino di avanti e indietro si formano proprio delle righe, perché il collodio seccandosi forma dei micro rivoli e quindi insomma, viene brutta la foto essenzialmente. Quindi però questa era una foto di prova, no? Ora deve inserire il collodio immerso nel nitrato d'argento, deve trovare il giusto momento, non deve essere né troppo asciutto né troppo bagnato. Ah, non si vede questa. No, tra l'altro ho scelto un momento peggiore perché pensavo che ci metteste di più. Okay. E adesso gli diamo 3 minuti di immersione nel collodio. Vero, sono fermi così. Abbiamo. In questi 3 minuti noi abbiamo al nostro soggetto Manca, la poverina, che insomma è qui che non ce la fa più. E questi 3 minuti possono essere sfruttati per trovare la posa. Ora qui chiaramente abbiamo un ritratto molto semplice, molto soltappo, molto lineare, diciamo così, in modo che sia, ripeto, una lastra di prova, quindi prima di lanciarci in composizioni creative e altre cose facciamo una cosa un po' semplice.
Il collodio è sensibile alla luce ultravioletta e blu, quindi noi possiamo operare con la luce rossa all'interno della camera oscura. Quindi uno dei motivi per cui magari un giorno non ci funziona come vorremmo è perché magari quel giorno in atmosfera c'è più luce blu o ultravioletta che noi non vediamo, quindi, ma il collodio sì. Quindi a volte succede che noi abbiamo una grande sovraesposizione della nostra lastra, anche se in realtà i tempi magari sono brevi, 7-8 minuti, insomma. Io quanto devo sapere? 40 minuti, no. Quando tolgono il tappo, appena riesce a infilarla, per adesso non è critico. Fin quando non tolgono il tappo vuol dire non parte la posizione. Allora, diamo 10 secondi di esposizione. Vai 10 secondi. Dammi sbagliati. Apri l'occhio. Vabbè, c'è un dolore. No, lo odio. Tu guarda l'obiettivo come se non la fosse, presenza spirituale. Puoi battere gli occhi tanto che non gli frega. Ok? Ok? Ok. Pronti? Via! Respira. Sto sudando. Manco dal... Perché mi dice qualcosa di nuovo.